di numeri, ma è il principale ostacolo all'integrazione. Ma io sono veramente contenta che lei abbia portato questa testimonianza, perché sono questi gli immigrati che noi non sono un immigrato, no, sono figlio di un immigrato, sono italiano. Figlio di immigrati. Sono noi siamo italiano, proprio, sono cioè, italiano. Ho la mia carta di identità. Io sono orgogliosa che siamo tutti italiani. Ma voglio dire, il nostro impegno è proprio teso in quel senso. È questo che vogliamo. Non è, lei forse. Allora io le dico una cosa, lei non è che deve accettarmi. Io sono italiano quanto lei. Io non l'accetto per niente. Sono italiano quanto lei. Nel momento in cui lei dice, già che sottolinea, che sono figlio di un immigrato. Perfetto. Tutti suo padre è stato un clandestino. Ma mio padre ha avuto purtroppo problemi con la legge, ma io ho preso un'altra strada, diciamo, grazie alla musica. Bravo, grazie alla musica. Senta, nel suo partito, perché lei ha detto, quello che lei ha detto a suo padre dimostra che lei è uno col coglione. Però bisognerebbe grazie. Dire, allora, Conchita vuole dire una cosa. Gli ho detto una cosa. Gli ho detto che quel coraggio di dire quello che ha detto, nessuno lo obbligava di dire quello di tuo padre. Siete voi che siete ipocriti, che non dite quello che pensate. Va bene, voi lo può dire anche seduto. Lo può dire anche come grandi intellettuali di politica, anche razzisti. Con i camerieri in guanti bianchi, con il razzismo di questa borghesia di merda, radicalcista.